Buongiorno, oggi voglio rispondere a una domanda precisa che mi ha fatto un nostro ascoltatore su YouTube che si chiama Giuseppe Di Reda. Giuseppe ci chiede: ma non sarà troppo questo magnesio stearato che si trova presente sempre nelle pillole di integratore o di farmaci che noi assumiamo tutti i giorni? Qual è la tossicità del magnesio stearato? Allora, intanto il magnesio stearato è un composto fatto di magnesio e di un'altra sostanza che si chiama acido stearico, che è un grasso che si ricava sia dal mondo animale che dal mondo vegetale, trasformando l'acido oleico. L'acido oleico, sapete, è presente anche nelle olive, per esempio. A cosa serve? Perché si trova così spesso nelle preparazioni in pillole? Perché viene utilizzata la sua capacità fortemente antiagglomerante, scivolante, antifrizione dell'acido stearico. Per quale motivo? Perché quando si preparano le pillole, le compresse, le polveri vengono messe dentro dei macchinari che si chiamano comprimitrici, che potrebbero sviluppare anche un calore molto forte. Il magnesio stearato messo all'interno delle sostanze evita questa frizione così alta e quindi non si svilupperà questa temperatura così forte che andrà a denaturare necessariamente le sostanze che invece per noi devono essere un beneficio, una cura. Quindi la sua utilità è indubbiamente alta. È tossico? Questa è la domanda. Potrebbe essere tossico se superasse un'assunzione giornaliera di oltre 2,5 grammi per chilo di peso, cosa che, a meno che non venga assunta un'intera scatola di integratore o di medicinale al giorno, è veramente molto 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 improbabile. Quindi direi a Giuseppe che può assolutamente stare tranquillo. Come sempre aggiungo anche che non è la sostanza eventualmente tossica il problema. Il problema sono le altre sostanze o gli altri alimenti che noi assumiamo giornalmente. Voglio dire, il salame, la ventricina, le salsicce non sono un alimento che è di grosso beneficio al nostro organismo, però che ce ne importa? Se ne mangiamo un pezzettino e poi mangiamo verdure, frutta, legumi, cioè tutto ciò che ci protegge. Insomma, evviva pure questo pezzetto di salame, ce lo possiamo permettere. Grazie e buona salute a tutti e un saluto particolare a Giuseppe. Ciao.